Nell'episodio precedente, Friedrichshafen Aero 2023, giorno 3. Torniamo nella fiera. Allora, cambio di programma. Praticamente dobbiamo far benzina assolutamente agli aerei, perché domani è brutto tempo e bisogna portarli giù oggi. Quindi cosa non si fa per gli aerei? Comunque questi contano ufficialmente come due giri di campo. Ho fatto due giri completi della fiera. Bene, venturozzo, opla, e accampiamo. Ma questo penso che per voi sarà un altro video, perché è il video del volo di ritorno. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video che inizia nel casino della fiera che stanno smontando. Stiamo cercando di portare fuori gli aerei, il Savannah si è già incamminato e Ventura, su cui voleremo oggi, è ancora qui. Però la situa è veramente un disastro, il Savannah, eccolo là. Non ce l'ha ancora fatta ad arrivare in fondo all'hangar, stanno facendo tutte le manovre possibili, ma la porta purtroppo è quella. E c'è uno stand di metallo e un furgone di mezzo. Io libero le ultime schede SD del Action Cam. E oggi si vola, signori, si vola dalla Germania, passando per l'Austria, per la Svizzera, fino in Italia. Al tramonto, se ce la facciamo, se no vogliamo domani. E tocca al Ventura. Comunque letteralmente uno in questo momento potrebbe prendere e andare via con qualsiasi aereo. C'è il caos, voglio andare via con quello. O con il VL3 Turbo, che bello, addirittura c'è il 916. E vedo una coda gialla fuori. È il momento di andare. Questo video inizia così, nel caos. Ci siamo. Motorizzato il decollo. Cambio di programma, ragazzi, stiamo andando a far benzina in Austria. Qua c'è troppa coda, appena dall'altra parte del lago. Vedi ancora? Sì, sì. Ok, saranno 20 litri quelli. 20 litri qua più la riserva intera. Forse possiamo entrare in pista. Sta decollando? Lui sta decollando, sì. Stiamo consumando 10 litri l'ora, cazzo. Guarda che bello. Tower Victor Tango Romeo Plus One, we just leave Sierra, inbound Echo. Feedback correct, confirm ready for taxi. Federico, se riuscite a parlargli? Io ci ho provato di nuovo a parlargli con Federico, ma non si sente un cazzo, magari glielo diciamo qua, dormi, di fargli una telefonata. Ok, va bene, ci ho provato anch'io e non mi ha cagato. Tanto io contatterei già quasi adesso, anzi, contatta tu sto posto e sorpassami direttamente. Io rallento leggermente, tanto ce l'avremo qua davanti praticamente. Ok, allora li contatto io. Sì, guarda, l'aeroporto è lì davanti, dritto davanti a noi. Sorpassami e contattali, così evitiamo altri casini di posizione. Ok, io sto a 160 all'ora. Dorsdeir Airport, Lima Oscar India Hotel from Victor Tango Romeo. Station calling ONM, say again your call sign. Papa Hotel Victor Tango Romeo. Papa Hotel Victor Tango Romeo ONM. Che pista siamo? Siamo sul circuito.
We are on traffic pattern. We will try to land at your airport to refill two aircraft. We are on formation flight. Stop out at Bitter San Grove, plus one. Runway 05, wind 030 degrees, 8 knots, QNH 1011. Terrain, pull up. Victor Tango Romeo, final 05. Pista libera. Sono 8 tedeschi a braccia incrociate che ci guardano. Però siamo a terra e non abbiamo finito la bella. Esatto, abbiamo benzina, possiamo fare Mogas, Avgas qua e poi andare verso l'Italia per quanto possibile. L'obiettivo ragazzi è di toglierci più strada possibile oggi, non arriveremo sicuramente a destinazione, ma siccome domani il meteo non è bellissimo, più strada facciamo oggi, meno strada facciamo domani chiaramente, però meno c'è il rischio domani di capitare in mezzo alle nuvole. Primo leg andato, benza e vediamo che si riesce a fare. Opla, filo della massa, opla, apriamo i serbatoi, opla, e via di Avgas sul Ventura. Intanto chiudo il savanna a cui abbiamo fatto Mogas. Un'ora di volo. Giacomo sta chiamando l'aro di Milano per aprire il piano di volo. È il modo più veloce di tutti. La situa ci permette di arrivare in Italia, non a Castelnuovo Don Bosco sicuramente. Ottimo, ci siamo. Ragazzi, riparte. Sei pronto? Sì, sono pronto. È corta questa pista, ti decolli poi decollo io. Sei decollato, devi girare a sinistra, sull'autostrada, sul fiume. Sì, ti sto seguendo, ti ho visto, sono decollato. Quanto sale più di noi, cavolo. Vabbè, pesiamo. Hai acceso il transponder? Sì, l'ho acceso. Adesso 124.7 Zurich. Confermo, mi sei lontano, rallenta un po'. No, no, io corro. A che quota li vendiamo? Ah, andiamo verso meno 8.000, adesso vediamo come è messo il meteo. Per ora sembra bene. Ragazzi, ho comprato le cuffie nuove, il microfono dovrebbe essere migliore. Praticamente tu guarda il fiume, poi a un certo punto sulla lontananza gira verso sinistra il fiume, no? Noi dobbiamo puntare l'ultimo punto che vedi del fiume sulla sinistra, dobbiamo essere adiacenti al coste delle montagne di sinistra per tagliare il più possibile. Comunque io sto cavolo di posto, non riesco a trovarlo per cui che dite voi. Mi riesce a dare qualche indicazione di come lo vedo sulla mappa? Ma è a destra di Linate o no? Nord-est di Linate. E a nord-est di Linate. Allora, coincide proprio con il VOR Tango Zulu Oscar. Angolo nord-est del CDR di Linate. Ma voi adesso mi vedete? Negativo. Praticamente sulla montagna, al costone di sinistra, a un certo punto c'è una gru con un tetto blu. Io sono lì di fianco. Quota? 6.400. Noi siamo a 6.600 adesso, in corrispondenza dello stadio con le gradinate rosa. Ti vedo. Sei davanti a noi, più in alto. Ah, visto, ok. Ci vediamo e adesso ti raggiungiamo. Ma voi la conoscete già questa destinazione o no? No, c'è andato Marco, io no. Salve, sono il Marco del futuro, spoiler del fatto che siamo arrivati vivi. Per una veloce precisazione, qui pensavamo che saremmo andati ad atterrare a Baia Lupo, una biosuperficie che si trova a est di Milano, nord-est, e che era di strada per quelli che stavano scendendo con le macchine, compresa la mia macchina. Qualcuno si è domandato nello scorso video, ma la tua macchina che la lasci là è scesa assieme alla carovana di macchine e quindi ci sarebbero venuti a prendere lì. Poi alla fine vedrete che finiremo per non andare a Baia Lupo. Inizialmente si passa alla biosuperficie di Gattinara, che però era troppo piccola, e vabbè, poi vedremo. Quanti metri è? Elevazione 480 e la pista sono 440 metri in erba, larghi 30. Orientata come? Orientata 11-29.
8000 livelliamo intanto, andiamo, facciamo un po' di strada. Livello 8000 e adesso prendo velocità di si raggiungo. Ok, ti ho in vista, perfetto. Tu hai la mappa diretta, come stai muovendoti? Io sono andato diretto allo Splugen. Ok, vai allo Splugen diretto, perfetto. Adesso io ti ho beccato e ti seguo, ti vengo a chiappare io. Bravo, tanto tu sei più veloce di noi. Allora, a Calcinate possiamo arrivare 10 minuti prima rispetto a Baia Lupo. Volendo. No, andiamo a Baia Lupo, c'è il Pier. Conosciamo. Comunque sto scendendo 200 piedi in salita, 150 all'ora e adesso livello e prendo velocità. Ok, perfetto, punta diretto Lima Sierra Zulu Lima che è proprio la... cioè dobbiamo andare lì, per forza. Ok, ma il nostro piano di volo dice di andare a Locarno? Sì che dobbiamo andare a Locarno, Lima Sierra Zulu Lima. Cazzo, era molto meglio andare giù sul lago di Como, non a Locarno, allunghiamo un botto. Però se il nostro piano di volo dice quello va bene. No, allora non ha senso andare a Baia Lupo, andiamo a Calcinate al lago Maggiore. Ma dobbiamo anche ritrovarci però. Io sto facendo, sono praticamente sulla cresta della montagna, sto facendo il pelo per andare dritto allo Splugen. La vedi la valle con le nuvole sopra, che c'è proprio il buco a T e sopra la copertura nuvolosa. Potremmo quasi star sopra, ma non è bello, quelle nuvole. No, stiamo sopra. Che altro se chiudono i due strati? Se ci chiudono sotto sei nella merda. Qui forse non si capisce benissimo dal video, ma ci siamo trovati davanti a una scelta. C'erano due strati di nuvole addentrandosi nelle montagne e quindi la scelta era tra stare sotto il primo strato, quindi tra il terreno, il suolo, la valle, diciamo, e il primo strato di nuvole, con il rischio che la valle salendo ci avrebbe potuto chiudere, si sarebbe potuta stringere contro lo strato di nuvole e ci saremmo potuti trovare chiusi tra il terreno e le nuvole, situazione non bella in mezzo alle montagne. L'alternativa era mantenere la quota dove eravamo e infilarci tra i due strati di nuvole, cioè tra il primo e il secondo strato. Anche qui c'era il rischio che le nuvole si chiudessero l'uno con l'altro, i due strati, rischio forse minore, ma sicuramente sei ben più lontano dalle montagne, dagli ostacoli, e sia comunque molto rischioso infilarsi in nube con un aereo del genere. Quantomeno sei separato da ostacoli solidi e hai il tempo per tornare indietro senza piantarti contro il lato della montagna. Quindi è proprio questo che abbiamo fatto e come vedremo si dimostra la scelta vincente. Ok, adesso passiamo su Locarno Tower 134 825. Locarno Tower, good evening. Locarno Tower, good evening. Ok raga, stiamo andando a Gassinara, che praticamente è subito a sud del lago di Omegna, praticamente è esattamente al bordo di Romagnano, poco sotto il bordo di Romagnano. Noi intanto abbiamo gli altri che ci vengono a prendere. Potremmo deviare verso Milano per uscire dalle nuvole. Ah, si diradano. Qua comunque io buco, eh. Ti seguo, buchiamo. Milano su Cannobbio, next Romagnano. Milano, avete uno stimato per Romagnano? Abbiamo 15 minuti per Romagnano e 17 per Gattinara. Francesca ha detto valutate Calcinate, è lì. È già lui, è quasi così, io valuterei quasi Calcinate, sai? Inizio a Milano per le camere, li vedi, capiscono. Visti i tempi vorremmo deviare su Calcinate, che lo chiudiamo subito. Proviamo a contattare la locale e facciamo sapere. Se no effettivamente c'è anche le negone. Da Calcinate non risponde nessuno e l'attività volovelistica è aperta solo ad aeromobili di base. Allora continuiamo in questa direzione su Venegono, Lima, in via Lima Novembre. È ricevuto, riportate uno stimato d'atterraggio. È
7. 7 minuti, Venegono. Proviamo a vedere se c'è qualcuno in biga, Venegono. Ok, qua c'è un andiribieni infinito di comunicazioni con Milano Informazioni nel valutare tutti gli aeroporti in zona, e prima Venegono, e poi Vergiate, e poi torniamo su Castelnuovo. Ve lo risparmio, non è importante, alla fine abbiamo optato per Calcinate. Correzione, ci andiamo qui a Calcinate direttamente e sentiamo direttamente la locale Milano, se può chiudermi il piano di volo gentilmente. Calcinate, Calcinate. Calcinate è quella lì. La vedi la pista? No. È lì sul bordo del lago. Dopo in erba. Ok, ok, la vedo. Ok, io ti sono dietro, vediamo di atterrare. Informazioni in finale su Calcinate. Ricevuto, chiudiamo il piano di volo ai 35. Con Calcinate 128455. Copiato 128455, grazie mille per la collaborazione. Fai questo 360, io entro in finale prima di te e poi ci mettiamo al fondo sulla pista sulla destra. Tanto aspetto che tu sia atterrato per atterrare. Atterraggio. Bene, comunque siamo atterrati, non so quanto avete visto, non so cosa avete visto, cam scariche, cose varie. Sì, adesso è buissimo, ma siamo atterrati da un po'. Comunque per questo video è tutto, per questo volo bellissimo è tutto. Spero che abbiate visto cose belle, tra il tramonto, le montagne, le nuvole. È stato super, super figo. Poi nei prossimi giorni spostiamo gli aerei, appena il meteo lo consente. Intanto comunque siamo atterrati, coordinati da Milano Informazioni, qua senza creare problemi a nessuno. E per questo video è tutto, pollice in su al video. Ciao a tutti. Fine di questa miniserie di 4 video di 4 5 video di Friedrichshafen.